benvenuti ad un nuovo appuntamento con la concessionaria Renault Lasagni. E qua di fianco ho la nuova arrivata, la nuova Koleos di Renault, un SUV di segmento alto con un motore 2000 turbo diesel da 130 cavalli oppure con un motore da 175 cavalli, si può avere 4x4 oppure 4x2. Solo il modello base arriva col cambio manuale e tutte le altre hanno il cambio automatico. Quindi non mi resta che invitarvi in concessionaria, perché questa è un'auto che va vista da vicino ma soprattutto provata su strada per percepire veramente il comfort di guida di questa auto. Quindi non mi rimane che appunto invitarvi in concessionaria e adesso passiamo all'usato. E adesso una rapida carrellata di auto a chilometri zero. Partiamo da questa Clio, è un 900, 3 cilindri 90 cavalli a GPL, modello Zen, quindi navigatore e climatizzatore manuale. Un'altra Clio però 1500 diesel, modello Intense, quindi top di gamma, 90 cavalli. Passiamo ad una Renault Scenic, 1500 diesel, 110 cavalli, modello Intense, cambio manuale. Una bellissima Mégane berlina, sempre modello Intense, 1500 diesel, 110 cavalli. Una Mégane familiare, sempre 1500 diesel, modello Intense, questa ha sempre il cambio manuale. State vedendo un Kadjar 1500 diesel, questo è il cambio automatico, modello Intense, quindi clima automatico bizona, navigatore e cerchi in lega. Un Grand Scenic, sempre 1500 diesel, e 7 posti, modello Zen. E adesso passiamo ad una Renault Talisman, è un 1600 turbo diesel, 160 cavalli, modello Intense. Venitele a vedere perché hanno dei prezzi veramente interessanti. Inoltre abbiamo anche altri chilometri zero che potrete sempre vedere qua in concessionaria. Passiamo adesso ad un'auto usata, una Dacia Logi 7 posti, 1500 diesel, 110 cavalli, con 92.000 km. State vedendo un Renault X-Mode, 1500 diesel, 110 cavalli del 2012, unico proprietario, con 60.000 km. Oltre a questi pochi usati che vi facciamo vedere in concessionaria troverete molto altro, quindi vi invito a venirci a trovare in via Bruschi 8. E per concludere volevo ricordarvi che abbiamo anche il marchio Dacia. Nel 2017 hanno fatto un restyling profondo di quasi tutta la gamma, partendo dalla Stepway, dove hanno cambiato il frontale, gli interni, nuove luci a LED, la Sandero che monta un nuovo motore che ha sostituito il 1200 benzina con un 1300 cilindri 75 cavalli. Anche qua sempre il nuovo motivo, il nuovo fanale, la nuova mascherina è stata insonorizzata e abbiamo cambiato anche la Logan MCV. Vi ricordo che tutto il gruppo Dacia ha l'impianto a GPL che arriva dalla casa, quindi di serie, e che tutte sono trasformabili autocarro. Da Alberto Prandi e la concessionaria Lasagni, un arrivederci.